Buongiorno, eccoci arrivati ad un'altra edizione dell'attesissima festa della Bicocca di Valleggia del 30 giugno e 1-2 luglio 2023. L'evento è organizzato dalla Società Cattolica San Giuseppe di Valleggia e CIV Vivi Valleggia con il sostegno economico e il patrocinio del Comune di Quigliano. All'evento hanno collaborato Proloco Quigliano, Proloco Quigliano Gruppo Tracque, Quigliano Bike, Agricola di Valleggia, Agricola alle Riunite. L'evento ha ottenuto anche il patrocinio della Regione Liguria. Il programma completo delle 3 giornate è consultabile anche sul sito istituzionale della città di Quigliano www.comune.quigliano.sv.it. La Bicocca di Valleggia è tutelata e riconoscibile con un marchio di origine di proprietà della città di Quigliano e gestito commercialmente dalle cooperative agricole Le Riunite e Agricola di Valleggia. La Bicocca di Valleggia ha ottenuto il riconoscimento del presidio Slow Food. Durante questa edizione verranno premiati i produttori che si sono distinti per quantità e qualità di prodotto fornito alle cooperative che gestiscono commercialmente il marchio di origine della Bicocca, in conformità disciplinare e alle norme dettate da Slow Food Presidi. Verrà altresì siglato un patto di collaborazione tra il Comune di Castigliole Saluzzo e il Comune di Quigliano. MUSAC, la prima parte degli eventi di MUSAC, Music e Street Art Quigliano Contest, sono andati bene e ora si chiude il programma degli eventi di giugno con l'esibizione di arte di strada di Zolta, presente presso il campo sportivo Picasso nei pomeriggi di oggi e nella giornata di domani, domenica 25. Infine, il MUSAC proseguirà a settembre con la mostra fotografica di Cinzia Belenda e Alessandro Gimelli, visitabile dal 2 al 16 settembre presso la Biblioteca Onzo e l'atteso concerto di sabato 2 settembre sul palco spettacoli di San Pietro in Carpignano, che avrà come protagonisti importanti ospiti musicali e soprattutto i finalisti del concorso musicale indetto dal MUSAC e per il quale sono aperte le iscrizioni. Per info, contattare l'indirizzo eventi associazione culturale @gmail.com. Stilema, lunedì 26 giugno presso il Teatro Italia di Garbagnate, Milano, alle ore 21, ci sarà la prima presentazione del film Stilema, che è stato girato anche sul territorio del nostro comune, tra Villa Maria e il Parco di San Pietro in Carpignano. La regia è di Roger Raffrater, un altro fatto importante nella valorizzazione del nostro territorio, anche per questo parteciperemo. Danni occorsi. Sul sito istituzionale dell'Homepage, sezione avvisi del comune, è disponibile la modulistica inerente ai danni occorsi ai soggetti privati per l'evento alluvionale del 3-5 ottobre 2021. Fera, lunedì prossimo 26 giugno alle ore 17 si terrà la cerimonia di inaugurazione a cura del gruppo Fera della prima stazione a Vado Ligure di ricarica per camion, auto elettriche, eccetera, direttamente collegata ad un parco eolico Rocce Bianche, Quigliano Vado Ligure, ricarica auto e camion con energia 100% green a chilometri zero. Estate ragazzi, prosegue con tanti appuntamenti a estate ragazzi, di cui il Deplan è consultabile sul sito istituzionale www.comune.quigliano.sv.it. Tra gli altri appuntamenti, da lunedì 26 e domenica 2 luglio, presso il campo sportivo Picasso, si terrà il torneo di calcio della Bicocca dal 5 al 13, dai 5 ai 13 anni, a cura dell'USD Quigliano e Valleggia. Tra gli altri appuntamenti di questa settimana, proiezioni di film, escursioni e letture. Caterpillar 2023, il nostro comune è stato invitato a partecipare al Caterpillar Raduno di Pesaro promosso da Rai 2 e Caterpillar. Venerdì 30 giugno alle ore 11, comuni sostenibili, buone pratiche di sostenibilità e il viaggio on the road, promosso in collaborazione con la rete dei comuni sostenibili. Anche questo è un riconoscimento nazionale importante per il nostro territorio e la nostra comunità. Buon fine settimana a tutte e a tutti.